del fuoco si calano dall'alto, srotolando il tricolore su Piazza del Popolo. Verde, bianco e rosso della bandiera italiana che si proiettano anche sulla biosfera. È una Pesaro che, come ogni 2 giugno, si è raccolta attorno ai valori della Repubblica nella cerimonia per il 78esimo anniversario organizzata da Prefettura e 28esimo Reggimento Pavia nel cuore del centro storico, assieme allo schieramento di tutti i corpi militari e civili dello Stato. Giornata di festa per tutta la cittadinanza, per tutta Italia, perché è la nostra festa della Repubblica, quindi è la festa del nostro Stato, della nostra Costituzione. Prefetto che nell'occasione ha consegnato 13 onorificenze a cittadini della provincia distintisi per l'impegno nei loro settori. Insigniti dell'onorificenza di ufficiali l'avvocato Umberto Bianco di Pesaro e il cavalier Giulio Ronzi di Urbino. Insigniti del titolo di cavalieri il dottor Marco Andreani di Pesaro, l'ingegner Silvia Arseni di Petriano, il tenente colonnello Cleto Bucci di Pesaro, il luogotenente Vito Conenna di Fano, la dottoressa Anna Maria Mencoboni di Pesaro, il dottor Alessandro Panicchi di Mondolfo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Leonardo Rampino e poi Alessandro Sartori di Pesaro, il maresciallo Alfredo Severini di Urbino, Silvano Severini di Macerata Feltra e il maggiore dei carabinieri Guerino Roberto Spina. Dalla mattinata al pomeriggio Palazzo Ducale si è aperto alla festa della Repubblica e degli studenti attraverso letture e testimonianze sui valori di Repubblica e Costituzione. Questi sono momenti di tutta la cittadinanza. Noi qui abbiamo una forte coesione tra tutte le istituzioni e siamo molto vicini ai cittadini e sentiamo anche l'affetto dei cittadini, quindi è veramente una festa per tutti.